benvenuti nell'ottavo episodio del Road to Champions più grande della storia. Oggi tocca al Borussia Dortmund. L'obiettivo, come sempre, è quello di vincere la Champions League nel minor tempo possibile. Questa qui è la classifica. Veniamo purtroppo da un brutto episodio, ovvero quello dell'esonero con il Benfica. Video veramente molto particolare, molto strano. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, è uscito due giorni fa sul canale. La capolista resta sempre l'Atletico Madrid, che è l'unica che ha vinto la Champions League al primo tentativo. Oggi siamo qui con il Borussia Dortmund per provare a fare l'impresa. Prima di iniziare però, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie. Vi ricordo che più supporto avrà ogni singolo video e più video del Road to Champions avrete durante la settimana. Quindi dipende tutto ed esclusivamente da voi. Detto questo, non perdiamo tempo, iniziamo subito a lavorare su questa squadra. Allora, ci sono dei giocatori molto 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 importanti, però ci sono anche dei giocatori che purtroppo, e dico purtroppo, non possono più essere fondamentali, non possono essere decisivi, importanti per una serie del genere, come ad esempio il capitano Marco Reus. Lì davanti c'è Haller 82, c'è Malen a destra 82, fa l'upgrade, si è messo a D, verifichiamo, sì, quindi lo mettiamo sicuramente a D. Questo modulo presenta anche due CDC, vi ricordo che possiamo però cliccare su di loro e trasformarli centrocampisti centrali, e allora lo faccio, signori, perché noi qui abbiamo un CC. A destra c'è Brandina, che potrebbe giocare al posto di Marco Reus, e a sinistra per adesso ci metto Adeyemi. Fa l'upgrade, si è messo a S, sì, quindi giocheremo con la S e con la D. Io direi di partire come sempre dal calciomercato in uscita. Il budget devo dire che è molto 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 importante, 82 milioni, ma abbiamo la possibilità di vendere tutti quanti i giocatori che non rientrano nei nostri piani, e allora li metto qui con il turbantello, faccio tutto il calciomercato in uscita e ci vediamo direttamente con l'inizio del calciomercato in entrata. Non arrivano più offerte e siamo arrivati praticamente al ridosso dell'inizio della Bundesliga, e quindi mi sa che il nostro calciomercato in uscita finisce qui con un budget di 212 milioni. Allora, ho venduto Haller, abbiamo Moukoko, che è un giocatore straordinario con un potenziale incredibile, però ovviamente non possiamo puntare su di lui perché parte solo da 77. Quindi io direi di partire subito andando ad acquistare un grande attaccante. Dopo ore e ore e ore di ricerche e di analisi ho scelto Colomouani, giocatore incredibile che gioca nel PSG. In game è un giocatore buggatissimo, velocissimo, che fa la differenza. Vediamo se la fa anche in simulata. Metto il portiere come contropartita per sapere il prezzo. Vogliono addirittura 93 milioni. Mi state prendendo in giro forse? Cioè non ne vale così, cioè non vale 90 milioni questo. 70 milioni contro offerta, 93 con tensione rossa. Ma Luis Enrique, ma sei un pazzo furioso? 80 milioni e forse ci devo mettere la clausola, ci devono pensare un po'. Mamma mia, ma faccia, ma vale così tanto? Vale 58 milioni e porca miseria, con 80 ci dovete pensare. Mamma mia, che cattiveria. Fortunatamente mi sono tenuto un po' di margine. Inaccettabile l'offerta, 93 milioni e 5. Trattiamo subito con il PSG perché forse non ci siamo capiti. Forse, ho capito. Allora, pensano che noi vogliamo un Mbappé. No, no, Luis Enrique, non Mbappé, Colomouani. Dai, cioè, ok, vabbè, c'è stato un fraintendimento. Allora, 80 milioni più clausola del 25%, 90 milioni. Incredibile, ragazzi. Mai, davvero, cioè, non pensavo di spendere così tanto. 89,3, affare fatto. Mi son rotto le scatole. Luis Enrique, se ti becco in simulata, ti faccio 4 gol all'andata e 4 gol al ritorno. Preso Colomouani, pagato tantissimo. Trattiamo subito con lui e il suo agente per chiudere la trattativa definitivamente. Non ci resta a questo punto che metterlo titolare. E ora dove interveniamo? Signori, il nostro punto debole è il terzino. È il terzino che in realtà non abbiamo neanche. Sì, cioè adesso abbiamo due terzini sinistri, un terzino destro, però non possiamo andare avanti così. Quindi ci tocca prendere un nuovo terzino. E mi dispiace dirlo, ma ci tocca andare di nuovo a trattare con Luis Enrique, perché voglio prendere Hakimi. Ho visto anche altri terzini, però non c'è nessuno che mi convince appieno. Hakimi è l'unico che possiamo acquistare, o comunque uno dei pochi. Metto il portiere come contropartita. Loro vogliono 57 milioni, ma Hakimi ne vale 50. Questa volta siete stati buoni, Provo con una clausola del 25%. Vediamo un po' se accettano. Affare fatto. L'abbiamo pagato 47 milioni più clausola, ma ho visto bene, quanto ne vale? Non ne vale 50? Mi sembra di sì. Quindi ce l'abbiamo, non era neanche in scadenza, quindi l'abbiamo preso a poco, a pochissimo. Boh, raga, io sto gioco a volte, cioè a volte, io sto gioco non lo capisco mai. Però a volte veramente, non lo so, mi sorprendo anche io. Sono curioso adesso di vedere che voto ci danno, perché qui voglio la A con il più, cioè dove dovete sbloccare. E infatti, ragazzi, valore 50, offerta 47, cioè migliore offerta 52, presa 47. Cioè abbiamo fatto veramente una trattativa
narrativa incredibile. Forse hanno capito che prima ci hanno chiesto veramente tanto, quindi diciamo che adesso abbiamo fatto pace. Non ci resta a questo punto che mettere il nostro Hakimi a destra. Abbiamo ancora 60 milioni. Beh, possiamo prendere un terzino sinistro. Volendo potremmo anche cambiare il centrocampista centrale, ma Sabitzer è un 81 e ha 29 anni. Lui ha 28 anni. Sì, comunque può usufruire del bacchettino del cambio ruolo, ma non è un calciatore incredibile. C'è questo che è molto forte, quindi potremmo anche vendere Sabitzer e puntare su questo giocatore. Ma, cioè, ovviamente queste sono mosse che vanno fatte in carriere diverse, perché qui, signori, con il Borussia Dortmund, secondo me, possiamo portare a casa la Champions League alla seconda barra terza stagione. Questo che vuol dire? Vuol dire che puntare su un 78 che cresce ha poco senso. Ha poco senso perché possiamo vincerla prima la competizione. Quindi, cosa facciamo? Andiamo su un terzino sinistro, dai, andiamo su un terzino sinistro. Vado su Davis! Non ci crederete, ma il secondo giocatore della mia lista segreta è Nuno Mendes. Quindi speriamo di chiudere con Davis, perché sennò ci tocca trattare di nuovo con Luis Enrique. Metto come contropartita questo che vale 19 milioni e vicino ci metto la bellezza di 35. Dobbiamo anche fare gli obiettivi, quindi stiamo attenti, vediamo un po' che cosa ci dicono, che ne vogliono 47,9 più clausola a fare fatto. Tra l'altro Davis è canadese e abbiamo l'obiettivo di comprare 3 giocatori nati in Nord America. Incredibile, signori, più precisi di così non si può. A questo punto non ci resta che fare un mini recapino della squadra con Kolumani davanti, Davis a sinistra e Hakimi a destra. Questa è la squadretta con Malen che ha fatto più 1, addirittura Dejan mi ha fatto più 2 con il cambio di posizione. Devo solo aspettare 31 giorni perché per completare l'ultimo obiettivo mi tocca aspettare il preparatore, l'osservatore lì che deve arrivare con i giovani pischelli. Quindi avanziamo e attenzione, mi ero dimenticato di una cosa, il girone di fuoco. Mamma mia. Allora, siamo all'11, devo andare fino al 16 per aspettare il pischello della primavera. La prima partita nel frattempo la vinciamo 3-1. Utilizziamo anche questi momenti per vedere se la squadra gira. Anche seconda partita vinta, terza partita vinta, quindi siamo a 3 vittorie su 3. Ok, non male ragazzi, non male come start, non male come partenza. Obiettivi completati e allora siamo pronti finalmente per la simulata. Voglio però vivere insieme a voi le prime partite di Champions League, perché la prima Champions la voglio commentare così, in presa diretta. Partita con il PSG che pareggiamo 1-1. Mamma mia, tanta roba, tanta roba. Con il Milan pareggiamo 1-1, quindi 2 pareggi su 2. Peccato per questo girone impossibile. Davvero che nella vita reale il Borussia Dortmund ha passato, e anche alla grande, aggiungerei io. Con il Newcastle vinciamo 3-1 e questa è una vittoria veramente molto 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 importante, perché saliamo a quota 5 punti dopo 3 giornate. Adesso c'è il Newcastle in casa e perdiamo, quindi praticamente andiamo a rovinare tutto quello che abbiamo fatto all'andata. Ora ci tocca giocare a San Siro con il Milan e pareggiamo 1-1. È tirata la qualificazione, è veramente tirata, un po' come nella vita reale, si deciderà tutto all'ultimo. E con il PSG perdiamo 2-1. La barretta cala, avete visto che è calata anche in maniera importante e continua a calare perché non abbiamo passato il girone. Dopo torno indietro e faccio il recapino, così vediamo per quanti punti non abbiamo passato. Adesso concentriamoci su questa stagione perché abbiamo una panchina da mantenere. Ultime partite della stagione, dovremmo essere in finale di Coppa, credo. Siamo in finale di Coppa contro il Lipsia. Attenzione, attenzione, perché ci giochiamo tutto, vinciamo 1-0 e forse salviamo la panchina grazie alla Coppa. Abbiamo fatto secondo me anche un grandissimo campionato con tante 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 vittorie, battuto anche il Bayern Monaco in semifinale di Coppa. Andiamo subito a vedere la classifica. Ok, spoiler dagli obiettivi, questa è la classifica, non è vero, questa è la classifica. Primi con 84 punti, mamma mia. Abbiamo rischiato, abbiamo rischiato veramente tanto. Potevamo buttare un video con un esonero alla prima stagione e invece no, ci siamo riusciti vincendo il campionato e vincendo anche la Coppa, quindi sono 2 trofei alla prima stagione. In finale c'è l'Inter contro il Real Madrid, noi però guardiamo solo il girone, addirittura ultimi con 6 punti, mamma mia. Va bene, beh effettivamente non abbiamo visto neanche l'Europa League nel corso della simulazione, quindi si poteva immaginare un risultato del genere. Va bene, forse, anzi levo il forse, è stato meglio così perché abbiamo vinto il campionato per 2 punti, con tutte le partite di Europa League di sicuro 2 punti per strada li avremmo persi. Questa comunque la formazione con Kolumani 86, Adeyemi 88, grandissimo. Sabitzer non è cresciuto, Davis sì, così come Hakimi 88-88, Malen 85. Io direi che l'anno prossimo possiamo utilizzare quasi tutto il budget per prendere un grandissimo centrocampista centrale, continuando nuovamente a puntare su Emre Can 84, 30 anni,
Brandina 28 anni 85 e Malen che ha 25 anni ma ovviamente ha la possibilità di utilizzare il baghettino del cambio ruolo. Andiamo subito a vedere le statistiche di questa prima stagione, perché il capocannoniere è Adeyemi che ne fa 25 e soprattutto cresce di 8, Colomani cresce di 2, 20 gol e 8 assist, Giovannino Reina, c'è anche Reina, ragazzi, Reina lo sto trasformando a D se non erro, no non è vero, mi sono dimenticato, cioè nel senso non c'ho, cioè, l'ho pensato ma non l'ho fatta questa mossa, l'ho solo pensata. Possiamo trasformarlo a D perché Giovanni Reina ha un potenziale più grande di Malen, che ha fatto 10 gol ed è cresciuto, sì, ma neanche tantissimo. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo mettere Malen sul mercato, fare cassa, mettere Reina a destra, che diventa un fenomeno, questa 90 ci arriva in due stagioni, e investire i soldi in altre posizioni. Beh, potrebbe essere secondo me una mossa veramente molto molto giusta, molto valida. Ho sistemato un po' al volo tutti quanti i contratti, c'erano tanti giocatori tristi, adesso non sono più tristi perché li ho cacciati via. Avanziamo signori, avanziamo, la prima stagione è andata, vittoria della Coppa, vittoria del campionato. Adesso però bisogna almeno passare il girone di Champions League. Budget per la seconda stagione 140 milioni, mamma mia, sono veramente tanti. Io però direi di avanzare un po' nel calendario perché avete visto abbiamo messo sul mercato Malen e quindi effettivamente il budget potrebbe essere più alto, anzi sarà sicuramente più alto. Offerta per... no, chi è questo qui? Un terzino che ha chiesto la cessione. È un terzino sinistro barra destro, molto 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 interessante, però ha chiesto la cessione e di conseguenza possiamo venderlo per 24 milioni all'Atalanta. Per quanto riguarda invece Malen, addirittura 72 milioni dall'Arsenal, mamma mia. Anche un'offerta dal Bayer con Bakayoko come contropartita. E beh, non è male quel Bakayoko, 21 anni, 80, valore 43 milioni... Oh, quasi quasi, se non avessimo Giovannino Reina, quasi quasi, un pensierino ce l'avrei anche fatto, Vi ricordo che però non si può trattare, quindi non possiamo neanche poi effettivamente chiudere la trattativa o comunque provare a trattare togliendo la contropartita e chiedendo più soldi. Non si può trattare. Male venduto, budget di 210 milioni. Partiamo quindi subito dal centrocampista centrale e mi fiondo, signori, immediatamente su Camavinga. E lui, signori, che sto scrivendo? Camavinga. Eccolo qua. Edoardo Camavinga, un centrocampista centrale straordinario, però cavolo, vale 59 milioni. Abbiamo i soldi per puntare anche più in alto. E allora sapete che vi dico? Andiamo su Barellone. Vorrei fare due acquisti, perché a questo punto cambiamo anche Emre Can. Barella costa 91 milioni. Beh, sì, già mi piace un po' di più. Ha un valore di 91, abbiamo detto, possiamo mettere, cioè non mettiamo contropartite, provo con 110 zeppole. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che da fare si fa subito. Potevo anche forse offrire di meno, però boh, io questo gioco non lo capisco, cioè le trattative sono veramente casuali, cioè qui è tutto casuale su questo gioco, la simulazione, le trattative. Cioè avete visto come siamo riusciti a prendere Hakimi e quanto invece abbiamo dovuto spendere per prendere Colomani. Qui Barella comunque valore 90, ti offro 110, sì è una buona cifra, vabbè, va bene così, va bene così. Ignoriamo la clausola rescissoria, 89.000 di stipendio più bonus, affare fatto, Barella è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il secondo colpo che voglio fare, lo voglio fare come ho detto prima ancora una volta a centrocampo e voglio andare su Rice dell'Arsenal. Eccolo qui, 25 anni, ha un valore di 78 milioni ed è un 87. Trattiamo subito con l'Arsenal perché voglio barra devo mettere come contropartita, non il portiere, anzi mettiamo un attimo il portiere come contropartita per sapere più o meno il prezzo. Vediamo 94 zeppole, va bene. E adesso mettiamo come contropartita Emre Can che ne vale 40. Tra l'altro tantissimi centrocampisti centrali, questo pure interessante, Giovanni Reina sì è considerato centrocampista però poi lo mettiamo a destra, quindi vabbè dai. Barella, Brandina anche sulla tre quarti, quindi vabbè, pensiamo prima a cambiare Emre Can che ha 30 anni se non erro. E poi se lo mettiamo come contropartita e vale 50 milioni, possiamo calare e magari chiudere intorno ai 40 più una clausola del 15%. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che l'affare si fa. Molto bene, cavolo. Abbiamo praticamente rivoluzionato il nostro centrocampo, ora bisogna solo aspettare 2 settimane per cambiare ruolo a Giovanni Reina, che forse fa anche l'upgrade. Se non lo fa, comunque con il baghettino del cambio ruolo diventa almeno 88. Ricordatevi questa frase, Adesso è un 82, a fine anno è un 88. Ho completato tutti quanti gli obiettivi, però mi sa che il nostro calciomercato non è finito qui, perché abbiamo ancora un budget di 63 milioni e vi ricordo che possiamo fare massimo 3 acquisti per ogni sessione di calciomercato. Noi ne abbiamo fatti 2 gli acquisti e quindi forse c'è la possibilità anche di cambiare il trequartista, anche perché possiamo mettere sul mercato Brandina che vale 54 milioni e possiamo mettere sul mercato anche Sabitzer che ha un ruolo importante e vi ricordo che c'è la regola della rosa corta, quindi questo è un budget che potrebbe sicuramente aumentare. Sono arrivate delle offerte, valutiamole insieme. Offerta per Brandina 67 milioni dall'Atalanta, addirittura scambio a
Hakimi con Ugarte. No, 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 lo blocco proprio Hakimi. Lo rivogliono questi qui del PSG. Accettiamo anche un patate di 64 milioni dal Bayer Leverkusen. E per quanto riguarda invece Camara, non va da nessuna parte. Tutti i giocatori di 64, 65, 68, 70 sono fondamentali, perché comunque accettano il ruolo sporadico. Cambio ruolo per quanto riguarda quest'esterno. Sì, sì, ragazzi, abbiamo anche degli esterni importantissimi in panca. E questo giocatore qui lo possiamo piazzare al Barcellona per 28 milioni e al Manchester City per 26. Bene, Brandina venduto comunque, quindi 56 milioni che entrano nelle nostre tasche. Il resto invece è tutto per la società, è tutto per il presidente, per il pappone. Questo è il budget, 149 milioni per prendere un trequartista forte, forte, forte. Provo il colpaccio, signori, provo il colpaccio. Bellingham, quanto vale? Vale 133 milioni il potenziale per diventare speciale. È molto difficile, è veramente molto difficile. Provo con 120 di partenza, vediamo un po' più claro del 15%, vediamo un po' che cosa ci dice il Real Madrid, che addirittura stiamo perdendo tempo. Mamma mia. Allora, secondo me c'è ancora qualche pischello che possiamo vendere. La rosa è ancora abbastanza lunga e secondo me qualche altro sacrificio lo possiamo fare, ecco. Vediamo, mi dispiace aver messo sul mercato gente abbastanza importante. Adesso vi faccio anche vedere i nomi. Aspettiamo le offerte insieme. Eccola qui, la prima offerta per un giocatore veramente molto molto importante. Anzi, per tutti e due i giocatori che ho messo sul mercato. C'è Moukoko, ragazzi. C'è Moukoko, che è un giocatore che non può assolutamente marcire in panchina. Vi ricordo la regola della rosa corta. Quindi lo vendiamo per 53 milioni. E poi c'è anche questo centrocampista qui, molto 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 interessante, però in teoria vendendo Moukoko dovremmo riuscire a prendere Bellingham, quindi non è fondamentale, non è necessario sacrificare anche il centrocampista centrale. Qualche riserva deve comunque restare, però c'è comunque la possibilità di non venderli tutti, ecco. Moukoko venduto, quindi adesso il nostro budget è di 198 milioni e con 198 milioni, signori, mi sa proprio che Bellingham si porta a casa. Una squadra veramente straordinaria, eh. Provo con 150, vediamo un po' che cosa ci dice il Real Madrid. No, con 150 stiamo perdendo tempo. Ma stiamo scherzando? Are you scherzing? Ancelotti, are you scherzing? O te lo devo dire in spagnolo? Come si dice in spagnolo are you scherzing? Mannaggia la miseria. Sono passati 7 giorni qui. Sì, sono passati 7 giorni. Si può chiudere intorno ai 170, ce l'ha scritto. Però, cioè, si può chiudere intorno ai 170, ma cioè, si parte da una base più bassa. Provo con 170 e vediamo un po' che cosa ci dicono. 180, affare fatto, signori. Bellingham è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il ritorno di Bellingham qui ha fatto un'esperienza a Real Madrid per crescere. Sapete, no? Quando le grandi squadre mandano dei giocatori a crescere nelle squadre un po' più scarse come il Real Madrid. Ecco, ha fatto l'anno di esperienza, è cresciuto, adesso è pronto per essere un nostro titolare. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto per lui, niente clausola rescissoria, 316 di clausola, assolutamente no. Per quanto riguarda invece lo stipendio, 135 più bonus. Mamma mia, che squadra incredibile abbiamo fatto. E siamo solo alla seconda stagione, questo ci tengo a dirlo. Siamo solo alla seconda stagione, abbiamo creato una squadra straordinaria. Occhio alla regola delle tre bandiere, ma direi che ci siamo, perché c'è ancora Sule, c'è Klotterberg, c'è Kobel, c'è Adeyemi, c'è Giovanni Reina, quindi siamo messi abbastanza bene. La squadra comunque è pronta per andare a giocare la prima partita stagionale contro il Bayern Monaco, perché c'è la finale, ragazzi. Eccola, la finale di Supercoppa il 18. La simuliamo direttamente qui dal calendario e perdiamo 5-4 ai rigori. Niente, niente. Peccato, perché poteva essere un titolo molto importante, perché questo Borussia, secondo me, ha la possibilità di vincere la Champions League nella seconda stagione e sarebbe stato veramente clamoroso. Comunque, tutti gli obiettivi sono stati fatti, ho preso i tre giocatori nati in Europa, purtroppo quello dei giovani lì a lungo termine non lo posso fare, per il resto ho fatto tutto, abbiamo l'obiettivo di vincere la Champions, di vincere la Coppa e di vincere il campionato. Benissimo, a questo punto quindi non ci resta che simulare il girone di Champions, però che deve ancora uscire, lo commentiamo insieme. Mamma mia, vediamo quello che viene fuori, la squadra c'è. Speriamo che in game renda abbastanza. Prima partita contro il Siviglia, 4-0 secco. Ecco il girone con la Dinamo Kiev e con la Roma. Bene o male come esordio, eh? Un 4-0 contro il Siviglia è un bel segnale. Il girone comunque è assolutamente alla nostra portata. Vediamo un po' con la Dinamo Kiev che cosa facciamo. 5-0, benissimo, ragazzi. 4-0 e 5-0. Battiamo anche il Bayern Monaco, lo battiamo anche in campionato. Con la Dinamo Kiev vediamo un po'. 3-2, va bene. Forse mi sono perso una partita, questa era già la quarta. Boh, non lo so, mi è scappata una partita quella con la
Roma forse. Vabbè, non fa niente. Stavo rispondendo a Diletta Leotta. Scusatemi, ragazzi, che mi scrive ed è preoccupata perché non le rispondo. Scusatemi. Vediamo la partita di ritorno con la Roma in casa. Come finisce? 1-1. Va bene, comunque dovremmo aver passato il turno come prima del girone. Becchiamo l'Atletico Madrid agli ottavi. Prima partita in trasferta. 4-0. Mamma mia, signori. Mamma mia. Quattro pele, che ho detto? Quattro pere alla squadra di Simeone? Mamma mia, il totale è 6-1. Quindi vinciamo anche la partita di ritorno e voliamo ai quarti di Champions League, dove becchiamo il Tottenham. Attenzione, 3-2 però in casa. Dai, non è possibile andare fuori col Tottenham così. Dai, in trasferta 3-2. 3-2 ai rigori, mi sa, 4-4 e poi 3-2 ai rigori. Clamoroso, clamoroso. Fuori ai quarti di Champions contro una squadra che non è minimamente paragonabile alla nostra. E questo mi fa rosicare, sono sincero, mi fa rosicare. Comunque, barretta che schizza in avanti, questo vuol dire che abbiamo vinto il campionato, c'è la finale di Coppa contro il Lipsia, la possiamo skippare direttamente da qui e vinciamo 2-1. Quindi mi sa che abbiamo vinto di nuovo campionato e Coppa, e infatti è così. Siamo a 4 titoli, peccato per la Champions, cavolo, qui 81-71, 10 punti di distacco, la Supercoppa l'abbiamo persa ai rigori. Peccato per la Champions League perché il Tottenham è arrivato in finale proprio contro il PSG, in semifinale ha battuto poi il Barcellona e ne abbiamo perso ai rigori 3-2. Veramente sfortunatissimi, cavolo, perché avevamo la squadra per arrivare fino in fondo. Giovanni Reina 86, mi aspettavo l'88, sono sincero. Bene la crescita anche di Barella, bravo Rice 88, Schlotterberg 89, Sule 87. Mi sa che l'anno prossimo ci conviene investire tutto per un difensore centrale. Le tre bandiere le abbiamo comunque con Kobel, il difensore centrale, e Adeyemi. Sì, tre bandiere, c'è anche Reina 4 e c'è anche Sule 5, quindi tra i due preferisco cambiare Sule, che ha 29 anni e non può usufruire del baghettino del cambio ruolo. Statistiche di questa seconda annata con il capocannoniere che è Adeyemi, che è diventato un 92 e fa 32 reti. Barella da centrocampista centrale fa 21 gol. Mamma mia, più di Colomani, anzi più no, però quasi come, cioè come Colomani, 21-7, però Barella ha fatto due partite in meno, ha fatto anche 11 assist, quindi sì, nel complesso ha fatto più Barella. Bellingham 13-5, Giovanni Reina 12-4, Davis 5-7, Hakimi 2-5, ha fatto più 3 e un 91. Anche Davis è un 91, vanno di pari passo i nostri terzini. Bene, molto molto bene, anzi no, cioè nel senso sì, bene per la crescita, bene per tutto, peccato davvero per la Champions League perché si poteva passare. Ho dato al volo una controllatina ai contratti e attenzione perché Adeyemi mi ha chiesto una clausola di 362 milioni, se me la pagano lo porto in braccio, per 362 milioni ci prendiamo Mbappé, ci prendiamo Vinicius, giocatori che sono sicuramente più forti, anche se effettivamente in game sta facendo la differenza. Avanziamo comunque e ci vediamo direttamente all'inizio della terza stagione, che deve essere quella buona perché davvero la squadra è forte, forte, forte. Budget per la terza stagione: 161 milioni da investire per prendere un grande difensore centrale. Allora, purtroppo ragazzi, i nomi sono sempre gli stessi. Lo so, purtroppo i difensori centrali che sono sopra l'87, ma poi non basta prendere un 88, cioè voglio prendere qualcuno di forte, forte, forte. Se devo cambiare un 87 per prendere un 88, mi tengo Sule che ci arriva ad 88, quindi mi serve almeno un 89, e gli 89 sono due su questo gioco. Provo con Eder Militao, vediamo un po' che cosa ci dicono. 27 anni ed è un 89, lui potrebbe essere un giocatore molto 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 valido. Lo prendiamo? Ma sì, dai, magari cerchiamo di variare per quanto è possibile farlo. Non prendiamo Ruben Dias, ecco, prendiamo Militao. Poi c'è De Ligt, poi basta, cioè tre ce ne stanno alla fine. La richiesta è di 145, si può chiudere per 116. Provo a mettere come contropartita il nostro difensore centrale Sule, che vale 66 milioni, e vicino ne posso mettere 70. Vediamo un po' che cosa ci dice Carletto, che l'affare si fa. Ok, questa volta non rompi le scatole come prima con Bellingham, mannaggia la vacca. Fatto sta che possiamo quindi chiudere questo colpo trattando con Militao. Niente clausola recessore, 160.000 di stipendio. Abbiamo ancora 80 milioni da investire, ma devo ancora rinnovare tutti quanti i giocatori in scadenza, tutti i giocatori che vogliono più soldi e che sono cresciuti tantissimo, e devo fare anche gli obiettivi. Ma sinceramente sono contento della squadra, non voglio cambiare nessun altro. Il punto debole in questo momento chi è?
è Rice 88. No, è Giovanni Reina. È Giovanni Reina 86. Volendo, abbiamo comunque le tre bandiere e potremmo cambiare Giovanni Reina, volendo, andando a prendere un giocatore più forte. Allora, faccio i rinnovi, faccio tutto e vedo quanti soldi mi restano. Attenzione, perché mi sa che mi è arrivata un'offerta molto molto importante per Giovanni Reina. 109 milioni da Liverpool e 102 milioni dalla Juventus. Sì ragazzi, sì, devo venderlo perché devo cercare di fare la squadra più forte possibile. E quindi ci giochiamo anche questa carta, cessione di Giovanni Reina, che ci fa incassare tantissimi denari. Vediamo un po' che squadra ha scelto per curiosità. Ha scelto il Liverpool. Ha scelto il Liverpool Giovanni Reina. Va bene, incassiamo quindi un bel po' di denari e con 186 milioni ci possiamo divertire. Allora, l'obiettivo numero uno è Kvaratskhelia, che in realtà è una S, però può giocare tranquillamente anche a destra. È un giocatore che vale 155 milioni, uno dei migliori al mondo. La richiesta addirittura è di 222, si può chiudere intorno ai 177. Mi sa che non ce la facciamo, Provo con 170, bisogna anche fare lo stipendio, dovremmo farcela così. 170, affare fatto, molto bene. Preso ragazzi, quindi Kvaratskhelia, un giocatore incredibile, un giocatore clamoroso. E adesso abbiamo la squadra davvero più forte del mondo. Non vi preoccupate, lo ripeto sempre ragazzi, lo ridico anche adesso, non vi preoccupate che questa serie ci saranno anche squadre un po' più piccoline, come ad esempio il Brighton. E con il Brighton ovviamente Kvaratskhelia non lo prendiamo. Quindi per quelli che mi dicono ma in questa serie si prendono sempre gli stessi, ed è ovvio, perché noi dobbiamo puntare a vincere la Champions League nel minor tempo possibile, senza guardare in faccia a nessuno. È ovvio che potevo prendere qualcuno più scarso di Kvaratskhelia, perché magari Kvara l'ho già preso con il Bayern, per dire, no? Però posso andare ad indebolire o comunque a sfavorire, a svantaggiare il Borussia Dortmund. Non vi preoccupate, preoccupate che questa serie sarà lunghissima, saranno 36 episodi, ma poi se vedo che vi piace possiamo anche fare degli episodi extra con squadre addirittura anche più deboli del Brighton, magari squadre che partono dalla serie B. Di sicuro con la serie, con una squadra di serie B non prendiamo Kvara, Ci tenevo ragazzi a fare questo discorso perché a parere mio è molto importante. Piccolo recapino quindi della squadretta prima della simulazione. E beh, devo dire che ci siamo signori, Devo dire che la squadra è veramente molto molto interesting, se posso utilizzare una parola cinese per descrivere questa formazione. Mamma mia, tanta roba. La prima partita però la voglio giocare, la voglio vedere insieme a voi, perché è la Supercoppa, che l'anno scorso abbiamo perso ai rigori contro il Bayern. Quest'anno invece abbiamo il Lipsia. Siamo a 4 titoli, Due coppe, due campionati. Vediamo se riusciamo a vincere la Supercoppa per andare a 5. Vediamo un po', vinciamo 2-0. Mamma mia. E allora, signori, direi che siamo pronti per la simulata. Ci vediamo direttamente alla fine. I gironi non li commentiamo perché li passiamo al 100%. Se non li passiamo ve li faccio vedere. E ci vediamo direttamente agli ottavi, perché da lì guarderemo le partite insieme. Becchiamo il Benfica agli ottavi di finale. Vinciamo 2-1 la partita di andata in trasferta. Questo vuol dire che il girone l'abbiamo passato come primi. Poi ovviamente dopo faremo il recapino. Partita di ritorno intanto 4-1 contro il Bayern Monaco. Partita di ritorno 4-2, quindi passiamo il turno. Siamo ai quarti di Champions League per il secondo anno consecutivo, dove becchiamo il Real Madrid 3-0 secco. Mamma mia, 5-0 il totale. Mamma mia, come la Lazio in semifinale ragazzi, 4-2 la Lazio in semifinale di Champions. Ma che vuol dire 8-4? Stiamo disintegrando chiunque ragazzi. 8 gol dati alla Lazio. Simulazione terminata adesso. Occhio all'avversaria, il Liverpool. Ragazzi, il Liverpool, 6 giugno 2026. Ma qui bisogna un attimo fare il recapino del percorso, Intanto vediamo anche i trofei, perché la Coppa non l'abbiamo vinta, perché non ho visto la finale. Ha vinto il Bayern 3-2. E in Bundesliga siamo arrivati. Ma che vuol dire? Ma ragazzi, allora, ci credete? Cioè, se non vinciamo la Champions non la giochiamo. Allora, l'anno prossimo. Allora, ci credete quando vi dico che la simulazione è completamente casuale, è completamente randomica? Ci credete o non ci credete? Ditemi come fa questa squadra ad arrivare sesta in Bundesliga con questa squadra qua. Cioè, ditemelo, com'è possibile? Cioè, non si può, ragazzi, non si può. Cioè, anche un secondo posto sarebbe clamoroso. Però ci sta, ragazzi, non è che il PSG vince sempre il campionato, no, francese. Magari arriverà secondo, arriverà terzo, se proprio succede un cataclisma. Ma com'è possibile questa squadra sesta in Bundesliga? Cioè, non si può spiegare. Fatto sta, abbiamo fatto un percorso in Champions League clamoroso, signori, perché abbiamo fatto fuori 8-4
la Lazio, fatto fuori 5-0 il Real Madrid, agli ottavi, dove siamo? Mi sono perso, agli ottavi 4-2 al Benfica e qui 14 punti, tra l'altro la Lazio era nel nostro girone e li abbiamo fatti fuori in semifinale, una Lazio che ha fatto fuori il PSV e agli ottavi ha fatto fuori il Manchester City di Pep, mamma mia signori! Sarri che dà lezioni di calcio a Pep Guardiola. A questo punto, via il dente, via il dolore, questa qui, Giovanni Reina, cavolo, ci farà tripletta, ci farà di sicuro tripletta. Via il dente, via il dolore, andiamo subito a giocare questa finale di Champions che finisce 2-0 con gol di Adeyemi, Barella che sbaglia il rigore e gol di Colomoni al 76esimo. Aveva segnato Luis Diaz dopo 8 minuti. Ma la partita è stata dominata, 7 tiri a 2, addirittura 6 occasioni a 1. E quindi la Champions League la vince il Borussia Dortmund alla terza stagione, portando a casa in totale 5 titoli. Meno male che abbiamo vinto, perché l'anno prossimo non avremmo potuto giocare la Champions League. Mamma mia, clamoroso ragazzi, clamoroso. Ultima cosa che voglio vedere insieme a voi, anzi ultime due cose, il capocannoniere è Adeyemi, 23 gol, 20 gol per Colomani, 16 gol per Barella, 8-12 per Bellingham, Kvaratskhelia 8-7. Comunque non hanno reso bene questi giocatori, perché Kvaratskhelia 92 che fa 8 gol non si può vedere. Colomani, un attaccante di 21 che fa solo 12 gol in Bundesliga in 34 partite. E Adeyemi ha fatto la sua peggior stagione da quando abbiamo iniziato a fare questo video. Cioè veramente, una stagione orribile. Per fortuna abbiamo vinto la Champions. Andiamo a vedere l'ultima cosa, ovvero il numero di vittorie, perché sono 99 win. Non ci resta a questo punto che chiudere questo video incredibile con la grafica aggiornata, 3 anni per il Borussia Dortmund con 5 trofei. Un'altra squadra ha vinto la Champions League al terzo anno, il Liverpool, che però ha portato addirittura a casa la bellezza di 9 trofei con 132 partite. Come dico sempre, è ovvio che l'Arsenal ha avuto a disposizione più trofei, come la Community Shield, però effettivamente anche il Borussia aveva la Supercoppa. L'Arsenal aveva più partite in Premier League e aveva anche la Carabao Cup, competizione che il Borussia non ha giocato. Però il Borussia aveva un campionato molto più semplice, invece l'Arsenal no. Quindi ci sono delle cose che vanno a favore dell'Arsenal, altre invece a favore del Borussia. E quindi va bene così. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto quindi questo video dall'inizio fino alla fine. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace, come ho detto all'inizio di questo video, per avere il prossimo episodio subito domani o massimo dopodomani. Non vi dico la squadra, anzi ve la dico, non ve la dico, ve la dico, è il Brighton. E allora lì ci divertiamo. Qui dal Borussia è tutto, bella!